Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Signori, ormai manca poco, abbiamo già completato il 69% del mondo. Ci rimane da affrontare questo passaggio, quello che sembra essere lo stage finale, forse qualche altro mini stage in questa zona, ma se torniamo indietro abbiamo ancora un mini stage da affrontare e questo qua sopra che ci manca una destra, che io speravo mi dava Lorraine, ma che per il momento non mi ha dato. Di conseguenza, io andrei nello stage 16, nel mini stage, e poi eventualmente ci affrontiamo il passaggio. Solitamente facciamo al contrario, ma questa volta facciamo proprio così. Che noia! Perché vuoi che ti congeli uno per uno? Lilith mi ha dato informazioni sui batteri che compongono questi mostri e la coltre scura. Quando i mostri si trovano da soli, esplodono rilasciando batteri. Appena i batteri toccano la pelle, ti riducono in polvere. Ma sembra che forse possiamo contenerli, quindi conviene usare le tue abilità. Sei una noia mortale. Puoi dirmi qualcosa di più interessante? In effetti, ho una notizia che potrebbe interessarti. Dicono che Kaden sia responsabile di quella coltre scura e della comparsa di quei mostri. L'eroe Kaden? Stai parlando di quel buffone arrogante che mi ha sfidato? Gli esseri mortali finiscono sempre sulla strada della loro stessa distruzione. Non ho capito il nesso, però ok. Allora, nonostante tutti i discorsi sulla giustizia e sulla pace, in fondo era solo un essere umano? Peccato non poter vedere la faccia di Lilith. Non pensavo che Lilith ti piacesse così tanto. Piantala e sbrigati a trovare quell'ammasso di muscoli. Ok, il segnale di Paimon è vicino, procediamo. Va bene. Non vedo l'ora di concludere questo lavoro palloso. Ok, siamo sul fronte e dobbiamo prendere due cubettini e 40 monetine. Lo troviamo dietro se non c'è sta qualcosa immoscato. Sembra di no. Immagino anche che li dobbiamo congelare. Sì, magari utilizzando il tasto adatto e non spammando skill ad cazzo, possibilmente. Questo... Ah, me lo fa congelare così. Hanno prima lo stun e poi lo congelo. Vabbè, non me devo fare scoprire perché sennò fo cazzi. E nel frattempo li posso poi congelare. Mi serve una mano, mi sa, no? Che non mi dà. Devo prendere lui? Sì, prendiamo lui. Ok. E ok. A posto. Possiamo procedere oltre. E già qua ci stanno i batteri. Si vede una coltre scura nella nostra direzione. Se la colpisci usando i tuoi poteri, dovremmo fare in tempo a passare. Prima Kaden osa sfidarmi e poi mi fai fare le pulizie? Lo farei molto più volentieri se i batteri urlarselo. Cioè, giustamente. Sai chi sta urlando nelle mie orecchie in questo momento? Monica, perché le sto sporcando gli abiti. Ti va di sentirla? No, grazie. Il piacere è tutto tuo. Posso urlare anche a te. Non ce n'è bisogno, mia cara. Grazie per il pensiero. In che senso posso urlare anche a te? Io credo che... Aspetta, devo fare così? Sì, però non dovevi mirare qua, ma dovevi mirare là. Cioè, cazzo, miri a quelli di sotto, c'è un problema di fondo. Guarda che mira a quelli di sotto! E come cazzo ci passo io? Scusate. Ma mi mira a quelli sotto, mi mira. Vabbè, devo fare così. Subisco del danno, ma... È tipo l'unico modo. Ma che stronzata! Secondo me non l'hanno calcolata bene la cosa. Su via. Cioè, palese. Perché non si sposta? Paimon, forse non è da questa parte. Cosa dici? Mi hanno detto di seguire il camion fino alla base. Ok. Ok, ecco la nostra Paimon. Non delude mai.
È probabile che non sappia nemmeno di essere morta 500 anni fa. Sì. Vabbè, intanto concediamo questo. Dai. E mi serve per schermare il primo tizio, credo. Come... cioè faccio così, cambia qualcosa, sì. Ok. Ah, finalmente! Ok, a posto. No, pensavo di doverli congelare tutti. In realtà bastava fare semplicemente così. Ho sistemato l'ingorgo. Oh, siete qui anche voi. Hai visto, Renai? Non siamo in ritardo. È perché siamo in ritardo che loro sono qui, Paimon. Lo sai quanto tempo abbiamo perso a casa tua? Perlomeno i batteri non ti hanno colpito. C'è un passaggio nella direzione opposta a quella in cui siete venuti, quindi andiamo da quella parte. Cosa? Vuol dire che stavo andando nella direzione sbagliata? Te l'avevo detto che dovevamo seguire un'altra strada. Ok. Quindi ci tocca andare di qua, per il momento non c'era nient'altro. E abbiamo il gruppo completo di gente cazzuta e cattiva che dovrebbe fare il culo a questa. Problemi, immagino, no? Ok. E questa è andata. Ora, dovremmo andare giù? Però io sono sempre alla ricerca di monedine. Dobbiamo andare da questa parte. Dobbiamo solo seguire Crossel e non ci perderemo mai. Bene, partiamo. Un attimo, aspettate un momento. Mi sa che non possiamo prendere questa direzione. Credi che non riesca ad affrontare quella coltre? È troppo grande. E prevedo che ci saranno anche dei mostri. Hai il 2,75% di probabilità di riuscire a attraversare la coltre. Mi sembra una buona percentuale. Non so che dire. Vuoi lasciarmi qui? Non preoccuparti, non inizio un'operazione senza un piano. Useremo quei nuovi cannoni di Sol. Se spariamo sulla coltre, dovremmo guadagnare un po' di tempo per riuscire ad attraversarla. Crossel, hai parlato di cannoni? Allora significa che ci sono delle navi pirata qui vicino, fai strada! Crossel, ricordati di non parlare mai di qualcosa che c'entri con la navigazione. Scusa. Ok, ma io se voglio... devo spiegartelo di nuovo? Ma dai, era fattibilissimo attraversarla, perché non me lo puoi fare attraversare? Dobbiamo allungare il brodo, ma dimmi tu. E poi io volevo provare col 2,75%, cioè era fattibile. C'è un camion che mi blocca il passaggio. Se non ce la fai, levati, pappa molla. Ok, fai come vuoi. Fare a pezzi camion non è divertente. Grande Andras, come sei saggia. Ah, posso switchare fra di loro? Ma quando odio? Che figata. Che figata. Vai. Ma perché sta cosa non l'hanno fatta anche in generale, tipo con tutti, con qualsiasi squadra? Devo liberare il passaggio, ok? Quindi tu vai qua, questo, mi liberi questo che mi rompe quelli, credo. No. Però lei comunque può scendere, perciò sti cazzi. E sì, di conseguenza andiamo giù. Questo dispositivo di sicurezza è alquanto rudimentale. Vedendo quanto lag te la tiri, presumo che tu abbia una soluzione. Credo di aver capito come funzionano le macchine di Sol. Posso tagliare la corrente provocando un lieve impatto. No, già me l'hai selezionata, però dillo prima. Cioè prima me la fai cambiare e poi no. No, vedi, non me l'hai selezionata. Così?
Devo fare qualcosa. Ok. Bastava sparare a random. Ah, però vedi, poi se lo richiama. Anche se l'ha richiamato non propriamente nel punto giusto, però. Ok. Prendiamo questo. Utilizziamo la chiave, eventualmente. Ah, yeah. E possiamo salire su. Ci mancano ancora un fottio di monetine e tutti i cubettini. Due cubettini, non ne abbiamo trovato nemmeno mezzo. Mi sa che sarà mini stage quando lunghetto, eh. Quindi possiamo passare di qua. E posso attivare il PC. Vediamo che c'è sta nel PC. Una console! Che bella sorpresa! È simile a quella degli invasori. Entriamo nel sistema e disattiviamo i dispositivi di sicurezza. Ok, inizia col lagheraggio. Ah, mi ricordo sta cosa, è pallosa. Vedo che usa una tecnologia migliore di quella degli invasori, all'altezza del loro stanza della città militare. Si tratta di un meccanismo ostacoli, bisogna premere il pulsante. Sì. Ok, va bene. Qua, vai di là. Ma non è vero! Ma dove abbiamo sbattuto? Ma non è vero niente! Oh, hai già fatto? Come mai non succede niente? Perché non sono riuscito ad entrare nel sistema. Ti vanti delle tue abilità, ma sei un incompetente. Se l'elite ti ha messo al comando, si vede che i suoi standard sono bassissimi. Crossel, ti sparci per una sapientona. Tu brutta... Crossel, hai detto qualcosa? Lasciamo perdere, ci riprovo. Così, a random, ma comunque non è vero, non è minimamente vero, non avevo sbattuto, cioè, no. Ok, prendiamolo più largo, va bene? Prendiamolo più largo, qual è il problema? E dai. Fatto, che ci voleva? Ma prima ha sbattuto nell'angolo invisibile, perché non c'è stava. Hai violato il sistema di sicurezza e hai aperto il passaggio. Perfetto, è stato facile. Qualche click qua, qualche click là e il passaggio è aperto. Wow, mi insegni come si fa? Buona idea, intanto preparo la cena per Belial. Dato che ora avrai imparato, Belial sarà tornato. Basta con le chiacchiere, muoviamoci. Ok, quindi adesso mi tocca mettere lei. E devo aspettare. Ah, non posso utilizzare i suoi attacchi. Cioè, non mi serviva nemmeno... utilizzare l'abilità speciale, ma basta nei suoi attacchi, cioè è proprio easy, ok, proprio easy. Vabbè, vai. Grazie per avermi aperto il passaggio. Grazie mille, eh. E boh, io qua cambio con lei. Ah! Pensavo che l'interno fosse più sicuro. Cosa cavolo è successo? Pensate di aver sbucato fuori così? Ah! Bella risposta. Mi sto annoiando. Fatemi vedere come scappate. Ah, ti supplico, risparmiate. Smettila. Lascia stare i civili. Non vorrei che Lilith lo scopra e ti punisca di nuovo, vero? Vabbè, ok. Ehi, voi due. Sapete dove si trova il cannone di Sol più vicino? Intendi uno dei nuovi cannoni bellici? Ma certo. Se dite dov'è, posso garantire per la vostra protezione. Bene, seguiteci. E io vado giù. Più giù di così non si va. Di conseguenza colpiamo questo, che ammazza quelli, che ci sblocca due monetine e un cubettino. Non so se c'è altro. Ci sono quattro monetine. Ok, a posto. Abbiamo recuperato praticamente la metà della roba che c'è presente nello stage. Posso anche scendere di qua. Ma torniamo indietro, quindi non ce ne frega nulla. Ma mi ha resettato la... Dai, che palle! Vabbè che non ci vuole nulla, giusto, però... Cioè, non c'ha minimamente senso. Se io ti avevo messo lì e sono tornato un minimo indietro, perché mi hai richiuso il passaggio? Cambiando zona si resetta. Ok, ma a me. Beh, dov'è il cannone? È oltre quella porta, ma... Qualcuno deve aver tolto la corrente durante gli attacchi dei mostri. Tutti i dispositivi di sicurezza funzionavano bene. Se troviamo il dispositivo di controllo, lo avvio in un attimo. Che cosa facciamo noi? Bella domanda.
Preferite morire congelati o finire affettati? Tranquilli, è uno scherzo. Quest'area è sicura, potete aspettare qui. Grazie. Sicura? Perché sarebbe sicura quest'area? Non ha minimamente senso che quest'area sia sicura. Da dove te lo sei uscito che è sicura? Aspetta un attimo perché voglio provare a fare così. Non funziona, però. Palese che non funzionava, palese. Vabbè dai, rompiamo le rocce e passiamo oltre. Camioncino. Camioncino. Abbiamo quest'altro pulsante qua che ci abbassa questo, ma non ci serve a niente, credo. Ma possiamo spostare lui. Troppo. Decisamente troppo. Devo fare reset. C'è qualcosa che non mi quadra. Aspetta un attimo. Spostiamo questo. E dove è andato a finire? È finito qua. Ok. Qui io non posso salire. Questo lo posso anche spostare qua. Questo lo spostiamo qui. E se faccio scendere giù questo che cambia, scusa. Naturalmente non lo posso colpire. E in ogni caso quello che mi arriva qua non fa nulla, no? O sì. E arriva fino in fondo, quindi... Non ho ben capito. Ok, allora dobbiamo fare in questo modo. Disattiviamo qua la corrente, cambiamo velocemente, mettiamo Paimon e poi spingiamo questo. Cazzo, troppo lenti, dobbiamo essere un attimino più veloci. Quindi spostiamo questo, passiamo di qua. Mi conviene, oddio, posso fare così e così in modo da avere il passaggio libero e spingere quello. Direi che può funzionare. Io da qui aspetta che era giusto. Da qui riesco a colpirlo? Da qui sì, però. Ok. Quindi cambia. Dai, vai. Ci siamo riusciti. Ok, appero. E possiamo andare su. A posto. Passiamo di qua. E abbiamo trovato l'altra console. Quanti bei pulsanti! Fermati, non li premere. Proviamo con lei? Aspetta, con lei. Voglio vedere che dice. Mi rifiuto di stare appresso a questa mostruosità puzzolente. Giusto, la grande Andras non dovrebbe abbassarsi a tanto. Ci pensiamo noi? Non noi! Noi intendo noi, con Crostel. Abbiamo trovato il telecomando. Entriamo subito nel sistema. Inizia l'agheraggio. Ok, accesso al sistema di controllo e questa volta speriamo di non sbattere in qualche angolino assurdo che potrebbe apparire dal nulla. Ora abbiamo aperto quello. Guarda gli angolini invisibili. Cioè io sono al di fuori dell'angolino palesemente. Fortunatamente non te dicono ogni volta hai fatto sbagliato, sei un idiota, sei una cretina, sei una scema, non ce la fai. Cioè dimmi tu se io devo sbattere negli angolini. Non c'ha senso che io sbatta così negli angolini. Vai giù, vai dritto per dritto, è easy. Basta non sbattere negli angolini invisibili, maledetti angolini. Abbiamo ridato la corrente, visto che ci voleva. Un attimo è stato. Perché ti sei intruforata in una zona nemica? Ho solo fatto quello che mi ha detto Daisy. Daisy? E chi è? Quella ragazza che continua a dirmi che il mio corpo le appartiene. E continua a dirti che mi chiamo Renai, Paimon. Lascia perdere. Per alcuni decenni il mio nome era Orias. Come osi storpiare il nome della grandiosa Andras? Ma ci è o ci fa? Tutti i segnali sono attivi. Andiamo. Hai inviato un segnale? Presto! Arriveranno i pirati? Sì, spieghiamo le vele e andiamo a salutare i marinai. E vai! Crossel, ti ammiro molto. Ok. Ricambiamo. Devo mettere lei. E
distruggiamo la coltre. Possiamo anche saltare di qua e tornare indietro praticamente, ok. Zona aperta, monedine e camion. Certo, è un po' una rottura, un po' una rottura, le fa perdere un bel po' di tempo sta cosa, però ok. Congelalo, congelalo e congelalo. Ora, tu mi servi qua, tu mi servirai qua e tu mi servirai sopra per l'altro, quindi andiamo di qua, passiamo di qua e metti di qua, a posto. Non bastano. Dove li prendo gli altri? Ora, come faccio a passare dall'altra parte? Oddio, qua ho le scale aperte in realtà, quindi sì, mi potrebbero anche bastare, faccio così. Poi prendo questo, lo lancio tipo qua, prendo questo, lo lancio qui e mi apre la zona. Ora, questo qua a che serve? A che mi serve quel pulsantino? No, serio, non capisco. Forse li devo lanciare sotto? E mi sblocca qualcos'altro, perché comunque questo è rimasto aperto, quello è rimasto aperto. Questo? Non so a che serve questo, non l'ho capito. E fai così, salta. Fai così, fai così, attiva questo e torna indietro. Cazzo, torna indietro. Passiamo di qua. Scontro? Vattene, va via. Ah, lo sapevo che era meglio stare a casa. Oh, abbi pietà. Sì, scontro, vabbè, dai. Li possiamo fare fuori in scioltezza. Ma alla fine combattiamo che praticamente abbiamo sempre Andras. Grazie, grazie mille. Pensavo che fossimo spacciati. Siete grandi. Che cosa stanno blaterando queste creature insulse? Perché non scappano dopo avermi visto? Crossel, posso farne a fette un po' uno per dare l'esempio? Fai come credi. La prossima volta che ci vediamo vi offro la torta tipica di Sol. Torta di Sol? Quella torta introvabile? Ah, mi fai accapponare la pelle! Non voglio neanche vederti, sparisci! Da queste parti è ancora rischioso, è meglio che restiate qui. Grazie! Mi sembrano dei pirati un po' sfigati. Ok. E devo aprire sta zona. Per aprire sta zona posso passare di qua, raccattarmi ste monedine, andare giù e me scopre. Quindi posso disattivarlo con questo coso a distanza? Sì. Quindi ricambiamo, rimettiamo lei e congeliamo lui. Ne serve? Boh, sicuramente, cioè nel senso, no. Vabbè, sì, perché comunque mi blocca qua il passaggio. Intanto lo liberiamo nel passaggio. Vediamo se poi ci serve da qualche parte. Sempre Crossel per disattivare qua la calamita. Cazzo. E quindi devo disattivare l'altro? Devo disattivare quello da qui. Ok, vai veloce, veloce, veloce. Disattiva questo, prendi questa, lanciala. No, no, non ci posso credere. Vabbè, lo posso disattivare. Lo posso disattivare, credo. Ti prego, non ti spostare ad cazzum. Dimmi tu, e niente. Non la posso prendere. Lo sapevo io, lo sapevo. Dove è finito? Ma che cazzo ci fa di nuovo là sotto? Ma perché? Ma per quale recombino motivo sta cosa?
puoi cambiare, metti lei. Chi cazzo abbiamo? Io non ci sto a capire più niente. Rimetti lei. Fai così. Passa tipo subito, me sto fregando altamente. Prendi sta cazzo di chiave. E non posso passare ovviamente per avere questo. Vabbè, oddio, posso fare così? No. Io vorrei utilizzare il trucco per passare e portarmi la chiave, onestamente. Se riesco. Me la lancia troppo lontano, quindi mi sa che è infattibile. Oddio, forse riesco, eh. Vediamo se ce la facciamo. Ce la facciamo. Sti cazzi. Apriamo la porta, no, perché sennò qua ogni volta c'è un pallavano. Quindi, signori, se avete dei problemi, mi raccomando, utilizzate il trucco qua per prendere le cose a distanza, che funziona sempre. Credo che sia un piccolo bug glitch, una cosa del genere, però è fighissimo poterlo fare. Se tu mi... se io sbaglio sempre il tasto. Mi attivi quello, che mi fa fermare qui. E... questo mi serve... non qua, ok. No, era giusto, devi usare lei, vai così, vai di qua. E dove lo porto? Non credo abbia funzionato tantissimo sta cosa, eh. Direi di no. Ma proprio no. Però così dovrebbe funzionare. Mettendolo in quella posizione, io corro, vado qua, sbatto e poi posso fare così. Ok. Certe volte impazzisco per delle stronzate, veramente delle stronzate. Siamo ritornati dunque indietro. Salendo su mi riporta in questa zona, quindi non c'è niente, dobbiamo andare giù. Monetine. Lì dobbiamo rompere, quindi mettiamo di nuovo lei. Spacca tutto, Paimon. Bravissima. Quello sta su. Quindi non lo possiamo rompere per il momento. No, vedi, non dovevamo fare così, ma dobbiamo fare prima così, ok? Metti lei, sposta questo, muove, quelli non ci vedranno, non ne avrei nemmai. Posso salire su? Non dobbiamo fare questo, ma metti Crossel, non si capisce mai che cazzo abbiamo. Spostami tipo questo qua. Ok. Ma che cazzo, sbaglio sempre. Quindi fai così, sposta questo a posto. Metti Paimon, rompi questo, prendi il cubettino, metti Andras, qui ci abbiamo le vostre, metti Andras. Prendi il braciere, lancia il braciere, lanciati pure tu. E il braciere mi serve da questa parte, quindi attiva questo, mi sblocchi quello, fai direttamente così, salta. Di qua non posso fare molto, posso andare di cazzo, cioè dimmi tu, io questo come cazzo facevo a saperlo che c'era? Vado qui e non concludo nulla, devo abbassare il camion. Devo congelare quelli. Quindi rispostiamo questo. Ammazziamo questi. Vai con lei. Congela uno. Congela due. Prendi questo. Buttalo qui. A posto. Prendi l'altro. Buttalo sotto. Non me l'ha preso? Sì, che me lo prende.
Però aspetta un attimo, perché non va? Devo utilizzare lei? Devo spostare questo. Ok, spostiamo questo, così abbiamo il segnale in quella zona. E con lei poi posso fare... No, riattivalo. Ok, si è tipo disattivato, credo. Se tolgo questo non funziona. Se tolgo questo non funziona. Io dovrei dare la corrente a quello. E come faccio a dare la corrente a quello? C'è qualcosa che non quadra. Io penso di aver fatto tutto corretto. Cioè, se mi ci metto io la corrente passa. Perché sta cosa? Che anche questo è tipo un bug, scusate. Cioè, ho provato di tutto. Di tutto ho provato. Non andava perché lo schermava. Ma che stronzata. Vabbè, dai, facciamo fuori tutti che mi sono rotto le palle. Ste cose, signori, ve le taglio, perché sennò veramente esce un video dove... Perdiamo tempo con delle stronzate. Non lo so. Non ho ben capito il sistema, il funzionamento di sta cosa. Mi sembra assurdo. Sì, va bene. Sì. Sbagliato io. Abbiate un attimo di pazienza, ma qua... Con sto fatto che dobbiamo cambiare è probabilmente una cosa buona. Inizialmente ho detto, oh che figo, possiamo cambiare. Adesso proprio no. Questo è il telecomando dei nuovi cannoni. Usiamo questo cannone per andarcene da qui. Cosa? Hai parlato di cannoni? È arrivata la nave dei pirati, Crossel! Paimon! Non c'è! Vabbè, lasciamo perdere. Sbrigati, prima che quella scema si metta in qualche guaio, ok? Inizia l'hackeraggio. Andiamo ad hackerare anche questo sistema. Dobbiamo attivare quello. Torna indietro. Cazzo, questa è tosta. Devo andare giù e farlo proprio al limite. Non lo posso fare nel mezzo. Ok, facciamo così. Vai qua, attendi un attimo. Vai adesso, attendi un attimo. Vai adesso, attendi un attimo. Vai adesso, bravissimo. Prova da qua. Prova da qua. Ok. Vai su, non sbattere negli angolini, ti prego. Di qua. Vai giù. Niente angolini. Tutti al secondo tentativo, signore. Tutti al secondo tentativo. E questa volta non abbiamo beccato angolini. Ok, hai creato il telecomando e ottenuto il controllo del cannone. Bene, ci siamo. Rimozione del limite energetico. Avvio dell'artiglieria. Ottimo, ora possiamo andare. Finalmente salpiamo. Quando torniamo ne farò pagare tutte le umiliazioni che ho subito oggi. Ok, altre due monedine. Abbiamo completato lo stage, quindi non ci resta altro che andarcene. Non ho ben capito, dovevamo solamente recuperare Paimon? Nient'altro? Solo un momento. Portateci con voi. Ma non siete cittadini di Sol? Lo sapete che stiamo andando all'accampamento della Lilith? Lo sappiamo, ma tanto non possiamo tornare a Sol, è pieno di mostri. È vero, ci vorrà un bel po' per raggiungere un posto sicuro. Ma se stiamo con voi, ci garantite protezione, giusto? Nessuno mi aveva mai implorato in questo modo. C'è chi sta massacrando i mostri allegramente, mentre a me tocca salvare la gente. Buffo, no? Potete venire con noi, se volete. Grazie. Crossel, che ti prende? Più siamo, meglio è. E comunque, se diventano un peso, possiamo sempre sbarazzarcene. Volete far parte della mia giurma? In passato avevo molti follower, ma non di questo tipo. Un po' come Kaden, quella di Lilith. C'è una linea sottile tra eroi e cattivi. Forza, dobbiamo fare in fretta, prima di finire ricoperti dai batteri. Pirati di Paimon, all'arembaggio! Ok, missione compiuta. E quindi abbiamo completato anche lo stage. Grazie, Stavadina, ma avete lasciato la carta là, invece sei venuta con noi. Ok, va benissimo così. A questo punto ci andiamo anche a giocare il passaggio. Mi sono appena accorto che ha diviso la clip video, quindi credo che
Vi siete persi parte del dialogo, spero non è interessante. Vedremo che cosa succederà durante l'editing, ma signori, 82%, giriamoci il passaggio. Passaggio all'altro mondo. 32 monetine e 2 cubettini. Ovviamente, qua, no, ti prego, anche qua devo fare roba cambiando il tempo. Cazzo, sarà un casino. Sarà fottutamente un casino. Comunque, stava a dire, anche qua gli scontri ve li schifo il più possibile, perché insomma, no, ci conosciamo più. Ora, riportami di qua. No, troppo in qua. E così però non esco più, scusate. Così non esco più. In questo modo riusciamo ad uscire, ma non posso comunque passare. Di qua? Vabbè, oddio, se vado di sotto da qua esco. E teoricamente li porta avanti, ok. Sarà tosta, sarà estremamente tosta. Fra i mostri e il fatto che devo cambiare praticamente zona sarà veramente un casino. Comunque, primo scontro l'abbiamo portato a termine assieme e poi gli altri ve li vado skippando, signori, così velocizziamo un po' il tutto. Per il momento solo 4 monedine, eh? Ok, andato anche questo. Siamo riusciti a resistere, ma all'ultimo mi è arrivata praticamente una mazzata sulle gengive che mi ha tolto 3/4 di vita, tipo con un singolo attacco. Sono devastanti. Recuperiamo un minimo se riusciamo. Recuperiamo anche le monedine. Qua possiamo cambiare tempo. Si va avanti e indietro nel futuro, passato, presente, insomma, se cambia. Questo non lo possiamo spostare, ma se faccio così non lo posso spostare comunque, quindi ritorniamo dall'altra parte. Fatemi andare di qua. No, perché voglio recuperare eventualmente irrecuperabile da una zona per poi cambiare e prendere altro. Anche qui possiamo cambiare tempo. Sì, direi che tempo è la parola più adatta. Però per il momento, come detto, raccatto roba. Tipo le monedine ci stanno qui. Siamo già a 22 su 32, non è male. Ok, è andato anche questo. E niente, c'è stava solo lo scontro qua sotto. Ah no, ok, si va di qua. Di qua si passa un'altra zona. Però qua sopra c'era altro. Tipo, di qua possiamo accendere dei braceri. Ok. Quindi cambiamo e facciamo lo stesso di qua. Non ha funzionato per quale motivo? Però quello si spegne. Allora devo fare al contrario. Devo fare tipo così. E così. Cazzo, non si ci arriva per un pelo. Forse è dall'altra parte. Questo è il più veloce di tutti. Quello è il più lento e questo è medio. Ok. Ok. E ok. E quindi sì, secondo me è proprio così. No? Meglio, stronzato. Che li devono fare perdere tutto sto cazzo di tempo. Vai. Ma si è spento qualcosa? Cioè, non l'ho capita. O mi serve qualcosa da mettere qua, che è pure probabile, perché non ci arrivo. Non ci arrivo. Vabbè, non perdiamo ulteriore tempo. Andiamo qua. Cambiamo. Andiamo su. Non posso andare su. E quindi a che mi serve tutto quello? Di qua abbiamo detto che non possiamo passare, giusto? Se faccio così mi fa andare di qua, ok. Se clicco questo mi fa salire su. Sì. Rompiamoli. E scontro. Ok, è andato anche questo. Sono morto per la prima volta, ma cioè sta, dai, anche in questo caso mi hanno dato un colpo che mi ha devastato l'anima.
possiamo passare di qua, ma forse devo cambiare di nuovo il tempo in questo modo. E spostare questi, anzi rompere questi e poter spostarmi di qua. Ok, quindi sta zona l'abbiamo fatta. Non credo ci sia altro da fare a sto punto. Possiamo andare giù e proseguire da quell'altra parte. Io credo che di qua, risolvendo questo enigma, mi faccia fare il giro per spuntare qui. Però come cazzo se fa? Cioè, se io faccio così non ci arriverò né ora né mai. Se faccio così non ci arriverò né ora né mai, perché quello mi si spegne. Quello là sopra è sicuramente quello che dura di più. Quindi io potrei fare così, una roba del genere, così, così. Ok, ok, andava fatto in questo modo. Che bastardata, che bastardata, va bene, dai. Questo mi resetta il braciere. Io di qua posso passare, sì, ma poi non posso andare oltre. E il braciere mi deve arrivare là. Questi prendono a fuoco? No, che non prendono a fuoco. E se cambia il tempo, di qua posso passare. Di là non posso passare più. Questo lo piazziamo qui se riusciamo. Qua ci piazziamo noi. E quello si apre. E fino a qui direi che va bene. Qua possiamo accendere questo. E a quale scopo? Aspetta un attimo, No, non posso lanciarlo. Io ho acceso quella torcia per... Cambiamo tempo? E anche cambiando tempo che cambia? Non cambia niente. Perché comunque io di qua non posso passare... E quelli non gli posso dar fuoco. Aspetta, in realtà sì, c'è qualcosa da fare qua. Devo probabilmente piazzare questo qui e cambiare il tempo. Ok, e mi apre il passaggio. A posto. Ricambiamo il tempo. Ricambiamo il tempo. Prendiamo questa, diamo fuoco ai cartelli che probabilmente non diranno nulla, infatti. Possiamo spostare questo, giusto per avere il passaggio libero. E credo che ci serve in realtà, perché non posso comunque andare oltre. Sì, devo rompere prima questi, poi rompiamo questi qua. Questo ci serve a cambiare il tempo. Questo addirittura lo posso spostare. Ok. Quindi posso continuare a spostare questo? Cioè, nel senso, io prendo questa, la posso lanciare. Dammi la bomba. No, non me lo fa lanciare. Perché? Ma mi si è resettato. Non lo posso spostare sopra. Devo bloccarmi una strada? Mi devo liberare qua il centro? Però giustamente, in questo modo devo avere la bomba pronta, perché sennò non ci concludiamo nulla. Ok, dai, fai così, sposta questo e ora possiamo, credo, lanciare questo là. Sì, ma a che mi è servito? Mi ha liberato il passaggio di qua. Ok, quindi possiamo passare qui, possiamo spostare questo e
a prenderci il cubettino. Non è quello che volevamo in realtà. Perché io volevo andare su. E di qua su comunque non si va. Quindi questa zona l'abbiamo completata pure, mi sa. Non c'è nient'altro, credo. Possiamo dunque tornare indietro e cercare di capire da farsi in quella zona. Io qui non posso fare niente. Probabilmente ci arrivo dall'altro lato. Là c'è qualcosa che si potrebbe spostare, ma non c'è come arrivarci. Allora, sotto c'è stato un passaggio. Magari ci stiamo scervellando per nulla. In realtà sotto c'è il modo di andare su. Potrebbe anche essere, ovvero di qua. Passiamo. E sì, siamo dall'altra parte. Ok, va bene, dai. Egli a volte impazzire non serve assolutamente a nulla. Ok, questo scontro è stato veramente tosto, perché ti si chiudevano le zone, ti facevano la magia quella là che te blocca dentro una U praticamente. Non sono morto però, non sono morto, questo è una cosa abbastanza positiva. 32 su 32 però un solo cubettino. Ma scusate, ma l'altro non stava dall'altra parte? Che ho fatto? Non l'ho raccattato? Fatemi tornare indietro un attimino, perché a sto punto c'era un cubettino dall'altra parte e non l'ho preso? Possibile? Eh no, perché comunque mi porta qua e qua non c'è nessun cubettino. Mi sono perso un cubettino da qualche parte. Scusa, ma io questi li potevo rompere. Ok, quindi lì non ci siamo stati. Vabbè, devo spostare questo. Quindi sicuramente il cubettino starà qui. Ok. E parliamo con lui. Ciao. Se vuoi uscire di qui, vai al passaggio 8. Leggi bene le regole sulla bacheca a destra. Se vuoi uscire da qui, vieni a parlarmi. Ok. Vai al passaggio 8. Se incontri qualcosa di strano, vai giù immediatamente. Passaggio 0. Vuoi uscire da qui? No. Dobbiamo andare al passaggio 8. Se vedo qualcosa di strano, vado giù immediatamente. No, non lo so, non l'ho capita. Vabbè, monetine non ne dobbiamo prendere più. Passaggio 0. Ok. No. Passaggio 1. Ok, credo che per il momento sia giusto così. Cioè, c'era qualcosa di strano? Aspetta, non l'ho capita. Scusa. Passaggio 1. Ok. E noi andiamo qua. Cioè, quello era lo 0, questo è il numero 1. Nel numero 1 che... Sì, è rosso. È rosso, 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 è rosso. Via. Ok. Quindi questo è il 2? Sì. Se diventa rosso dobbiamo andare giù. Se è bianco dobbiamo andare su. Ma prima stava diventando rosso? Non saprei. Prestiamo attenzione a sta cosa. Se cambia colore un attimino la mappa, dobbiamo correre verso il basso. Per il momento sembra tutta... Non l'ho capita. Non l'ho capita. Quindi uno sì, uno no? Cioè è un casino. Qua adesso dovrebbe diventare rosso teoricamente, no? Sì, vedi? Quindi qua dobbiamo andare giù. La prossima è su, la prossima è giù. Boh, è a tentativi. Cioè se non cambia nulla è a tentativi. Di qua ci siamo teoricamente. Non ci siamo teoricamente. Cosa cambia? Qual è il tuo problema? Ho notato che c'era una torcia accesa, ma è accesa anche qua. Cartello, 4 di quelli. Devo notare ogni singolo dettaglio?
Questa volta non sta diventando rosso. È giusto? Non è giusto. No, signori, non lo sto capendo. È assurdo. Questi sono quattro. Questi sono quattro. Quello che passa, il cartello, dovrebbe essere giusto. È ok. Quindi 1, 2, 3, 4, la lucetta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lui, il cartello. Cioè, io non penso di dover notare altri dettagli. Non capisco, non capisco, qual è il tuo problema? Anche se faccio uno sì o uno no, è un casino. Cioè, a me sembra tutto corretto. No? Vado giù. Questo è il 2, quindi il 3 dovrebbe essere giusto di qua. Il 4 giusto di qua. Il quinto giusto di qua, sicuro. Il sesto sarà giusto da sopra. Mi ci gioco tutto, a sto punto sarà così. Il settimo sarà giusto di qua. E per arrivare all'ottavo penso che basta andare dritto. Salve. Salve. Mi uccidete? Mi hanno ucciso. Dovevo andare giù. Dovevo andare giù, maledizione. Vabbè, dai, quindi su, giù. Su, giù. Va bene, non è complicato, non è complicato. Quindi su, giù. Cioè, è proprio a tentativi. Su, di nuovo. Ok, giù, di nuovo giù. Questa volta si va su. Questo è il 5, quindi su. E poi di nuovo giù. Giù. E a sto punto sarà su per forza. Passaggio 8. Io ci sono arrivato al passaggio 8. Devo parlare con te? Uscire da qui? Non importa. Vai al passaggio 8. Se incontri qualcosa di strano, vai giù immediatamente. Sì, già l'abbiamo. L'abbiamo capito questo. Boh, teoricamente. Cioè, dovremmo essere a sto giro, giusto? Non ci siamo. E si rifà tutto da capo. Che palle, mi sto iniziando a incazzare. Scusami, doveva aprire qualcosa, no? Cioè, uno di quei tre doveva essere aperto. Va bene, quindi di qua, mo' di qua. Fortunatamente rimane lo stesso, non cambia. Prima non lo so, forse ho sbagliato io a contare. Probabile. Oddio, quel pulsantino che fa? Non l'ho provato ancora. Penso, non ci sono mai salito di sopra, giusto? Mi resetta quelli. A che pro? Adesso devo andare giù. Devo riandare giù. E qua dovremmo essere al passaggio 8. Se vado giù. Ce l'abbiamo fatta, ok, basta, dobbiamo andare un fottio di volte giù e risolvere la questione. Ok, signori, completiamo il mondo da dove si completava, da su? Devo fare il giro di qua? E vediamo a che percentuale siamo, ma credo che il prossimo potrebbe effettivamente anche essere l'ultimo episodio del mondo 18, potremmo completare il tutto. Vediamo un attimino, eh. Non so se magari c'è sta qualche altro mini stage. A parte quello là che ci manca la carta. Spero di prenderla a questo punto proprio nell'ultimo stage. Vediamo un attimino. Come lore proprio secondaria ce la darà, immagino di sì. Abbiamo sbloccato lo stage con la spada. E siamo all'87%. Il 13% fra questo stage e l'altro che manca, direi che effettivamente
Ci potrebbe stare come completamento. Signori, dai, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Hype per l'ultimo episodio del Mondo 18. L'ultimo o il penultimo, vediamo se ci fa bestemmiare un qualche eventuale boss, ma non credo sia così complicato. Abbiamo comunque le nostre pietre blu che ci proteggono, a meno che c'è sta il limite di resurrezioni e là, sono cazzi, devo allenarmi, ma non credo. E niente, like come sempre che sono fondamentali. Alla prossima, ciao a tutti!